Bella a tutti ragazzi, carico mai, ci ritroviamo qua in questo nuovo video. E ragazzi, in questo video faremo, diciamo, la challenge di questo o quello. In pratica c'è questa applicazione qua che ti puoi, ci sono due risposte e tu puoi scegliere quella che ti intriga di più, diciamo, quella che vorresti avere, cioè quella che vorresti fare. Quindi io direi di iniziare. Allora, preferiresti essere un personaggio molto famoso ma avere una vita breve o essere una persona normale e avere una vita lunga? Io direi che è meglio essere una persona normale e avere una vita lunga, poi dipende quanto intendo una vita breve, però dico una vita lunga. E l'82% ha risposto una vita lunga, quindi va bene. Preferiresti 10.000 euro a rate di 10.000 euro al mese o 50.000 euro subito? Euro a rate di 10.000 euro al mese. 80, l'80% ha scelto la prima, cioè quella che ho scelto. La terza. Preferiresti essere in grado di bloccare il tempo per un'ora al giorno o essere in grado di replicare un'ora della tua giornata ogni giorno? Essere in grado di replicare un'ora della tua giornata ogni giorno. Vediamo. Oh, invece il 71% ha scelto essere in grado di bloccare il tempo. Vabbè. Preferiresti diventare omosessuale o cambiare sesso? Ah, non lo so, penso cambiare sesso? Boh. Ah, il 63% ha scelto di cambiare sesso. Andiamo alla prossima. Preferiresti vivere in città o vivere in campagna? Ah, se c'era l'opzione in montagna, però no, in città facciamo. E il 64% ha risposto in montagna, quindi va bene. Preferisci spritz Aperol o spritz Campari? Questo qua non è una domanda per me. Preferisci non avere il gusto o non avere l'olfatto? Ma preferisco non avere l'olfatto perché... No, non sto scherzando, preferisco non avere il gusto. Va bene, il 79% ha risposto... Non avere l'olfatto. Preferiresti vivere da ricco per 20 anni o povero per 100 anni? Non lo so. Povero per 100 anni o vivere da ricco per 20 anni? No, facciamo povero per 100 anni. No, 27, solo il 27%, vabbè. Essere molto popolare su Instagram o essere molto popolare su Facebook? Questo qua, senza pensarci, essere molto popolare su Instagram. Solo il 7% ha risposto su Facebook. Preferiresti mangiare salato per una settimana o mangiare dolci per una settimana? Mangiare dolci per una settimana. 77% è salato. Ormai. Preferiresti che esistessero i supereroi o che esistessero
che esistessero i supereroi o che esistessero i Pokémon. I supereroi, perché i Pokémon è un po' surreale, cioè forse un po' strano, più o meno abbastanza combattuta, di no, 5.000 voti. Vabbè. Preferesti non trovare lavoro a causa del tuo aspetto o non trovare lavoro a causa della tua personalità? Secondo me, se guardano solo l'aspetto, sono un po' stupidi. Però, quindi non trovare lavoro a causa della personalità. No, no, dell'aspetto. Non trovare lavoro a causa del tuo aspetto. Evo. No, sì, dell'aspetto. Ecco, ho sbagliato. Hanno risposto quasi tutte la personalità, vabbè. Preferesti giocare a Fortnite o giocare a FIFA? Allora, prima avrei scelto al 100% giocare a Fortnite, ma ora giocare a FIFA. No? Il 55% ha risposto giocare a Fortnite. Non ci credo. Preferesti lasciare la tua ragazza per uno sport o rimanere insieme alla tua ragazza e rinunciare al tuo sport preferito? Boh, rimanere insieme alla tua ragazza e rinunciare al tuo sport preferito. E il 67% ha risposto una seconda. Preferiresti essere un leone o un'aquila? Ora non so se l'aquila riesce a sollevare un leone, ma non penso. E quindi io direi un leone. Preferirei essere un leone. Ovviamente il 57% ha detto un'aquila. Ormai. Ricevere un regalo molto costoso o ricevere tanti regali di poco prezzo? Direi ricevere tanti regali di poco prezzo, perché... Sì, perché sì. Ho il 61%. Preferiresti non pulirti i denti per 2 settimane o non pulirti i capelli per 2 settimane? Non pulirti i capelli per 2 settimane. È tosta. 49% ha risposto pulirti, non pulirti i denti per 2 settimane e il 51% per i capelli. Allora, preferiresti un taglio tra le dita con un foglio di carta ogni volta che tocchi un foglio o mordersi la lingua ogni volta che mangi qualcosa? Allora, ogni volta, e vabbè, però ogni volta che mangi qualcosa ti fa male e poi dopo 5 secondi va via. Il taglio poi invece, cioè il taglio però non fa, cioè un po' si fa male. E poi visto che... non studio tanto, non mi servono i fogli, quindi io direi un taglio tra le dita. Il 77% ha scelto un taglio tra le dita. No, allora, questa qua non si può. Preferisci andiamo a comandare o non pago affitto? Allora, non paga affitto, una canzone un po' troppo stupida, quindi io dico andiamo a comandare. Abbastanza tosta, 53-47%. Ora ragazzi, ne facciamo ancora 3 e poi... Allora, preferiresti mangiare cipolla vita o bere aceto tutta la vita? Questa è tosta. Vabbè, ma la cipolla non è che piace tanto, quindi bere aceto tutta la vita. Il 67% ha detto mangiare la cipolla. E vabbè. Preferiresti poter teletrasportarti o leggere nella mente delle persone?
direi leggere nella mente delle persone. 52% a 48%. Ok ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un sacco di pollicioni all'insù, iscrivetevi al canale se non ancora fatto, e niente, io vi posso solo dire ciao!